potrebbe essere una notizia clamorosa se confermata. Entro l'anno, infatti, potrebbe essere consegnato, dopo un trentennio di attese, il palazzetto dello sport di Nocera Inferiore. I lavori della struttura sportiva di Viale San Francesco proseguono in maniera celere e continuativa, consentendo di fatto la loro interminabile conclusione. Ancora riservo sulla data della possibile consegna della struttura alla città. Lascia nel dubbio anche il tacito assessore ai lavori pubblici Ciro Amato. Il cantiere è un cantiere che era in atto oramai da almeno quasi tre anni, oltre tre anni, era fermo per problemi di programmazione finanziaria, non era stato possibile assicurare i pagamenti negli anni precedenti per ragioni del patto di stabilità. Noi siamo riusciti a dare una priorità all'interno delle ristrettezze insomma, che ci causa appunto il patto di stabilità, ma l'opera in questo momento si trova in una situazione abbastanza avanzata di completamento. Ci sono delle criticità ancora da risolvere, contiamo di poter intervenire perché diciamo nel progetto mancano alcuni aspetti che riguardano le sistemazioni esterne, però insomma, crediamo di riuscire a fare qualcosa di idoneo. Abbiamo fatto lo sforzo possibile per far riprendere i lavori che sono in corso. I lavori sono ripresi dalla fine di dicembre. In questo momento è stato realizzato anche il tratto di fognature che serve per collegare i servizi del palazzo alla rete principale della città e contiamo in un tempo ragionevolmente breve di farlo completare. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al Corso Vittorio Emanuele, ad Angri. Emilio Orlando, insieme alle più grandi firme, vi aspetta in Via delle Fontane ad Angri. L'originalità ai tuoi piedi.